Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi in questo video, come sempre, ho il piacere di condividere con voi la realizzazione di un modulino che, volendo, si possa realizzare con lui tante cose, cioè orecchini, braccialetti, collanine. Lo potete utilizzare a modo vostro. È molto semplice da realizzare, materiali semplici. E questo che avete davanti è il primo che ho realizzato, però ho cambiato leggermente l'attaccamento tra di loro, perché siccome questo, vedete, risulta troppo rigido. Io volevo un po' di mobilità e allora ho fatto così, li ho attaccati uno dall'altro diversamente, che ha più mobilità. E con queste colorazioni faremo oggi il tutorial, vedete? A me piace moltissimo, come vedete è anche abbastanza colorato, perché mi piacciono i colori, danno vita, per me è più bello così. Poi voi lo potete realizzare a vostro modo, colori che piacciono a voi. Come vedete sono due modulini attaccati tra di loro. Io ho già realizzato il primo, volendo si possa utilizzare anche così. Allora vediamo, ecco, c'è una chela qui, vedete? Anche solo così ed è carino. Io volevo due per dargli un po' più imponenza, mi piace di più così. E allora vi farò vedere il materiale necessario. Se volete la goccia la potete mettere. I modelli sono uguali tra di loro, la differenza è la goccia. Basta attaccarla. Io l'attacco di solito, piace attaccarla con le perline e con tessitura. Però sì, delle volte anche con un anellino, ma quello raramente mi piace di più così. E il materiale, allora, ci sono questi cabochon da 7 mm, molto molto belli. Questa è la colorazione, se voi volete realizzarli così. E allora sono cabochon dei fori barocco backlit, questo è Spectrum, vedete Spectrum da 7 litri, a me piace moltissimo, ha tanti riflessi di colore in verde, un blu, sì, un po' di rosa, di fucsia, molto molto bello. Poi due colorazioni di 15-0, io utilizzo questo che è un trasparente lime, molto molto bello, e un altro scuro, quindi questo è il brown, è un metallic iris, molto molto bello anche questo. Poi 2110 che io utilizzo prima, questo vedete è un color acqua, un silver acqua, molto molto bello. E poi questo che è un arancio molto intenso, un arancio caldo. Poi delle mini duo e dei Ipicon da 4 mm, e questo è tutto il materiale che c'è bisogno, e vedrete poi anche la realizzazione, che è proprio semplice, non è difficile per niente. Allora si inizia partendo dal foro di destra del cabochon, entriamo dentro
e teniamo bene il capo del filo. Adesso bisogna prendere sul lago 4 undici dalla colorazione che voi volete. Allora io dico cosa, le mie. Allora io ho scelto così: 4 blu, un arancio e 4 blu. Questa sequenza: 4, un arancio e 4. E mi inserisco nell'altro foro del cabochon ed esco. Da quest'altra parte riprendo le stesse perline, 4, 1 e 4. 4 blu, un arancio, 4 blu. Vedete? E adesso mi collego a quest'altro filo facendo 2 nodi. Vedete? Adesso rientro nelle stesse perline, ma entro solo nelle 4 blu e tiro il filo finché il nodino passa dentro. Io faccio sempre così, lo ripeto sempre. Per me il modo migliore e le creazioni durano per anni. Questa che sta nel mezzo non la lavoro, mi passo subito a entrare nelle altre 4 blu e tiro bene. Così questa qua mi rimane leggermente fuori, vedete? Così. Adesso tra questi gruppi da 4 blu inserisco 5. Tocco 11 arancio, vedete? E mi collego a quest'altra, entro in tutte le quattro ed esco. Questa che si trova nel mezzo non ha lavoro, la oltrepasso, vedete? Tiriamo leggermente fuori, così si nota di più. Eccola qua. Vedete? Così. Adesso mi prendo le altre 5 e mi collego a queste 4. Questa volta dobbiamo uscire dalla punta, da questa perlina arancia, e qui faremo un archetto da 3, sempre arancia. Entriamo nella stessa. Vedete? Così. E adesso mi inserisco nella prima tocco 11 blu ed esco dalla stessa. Così. Adesso prendo 4 tocco 15 line per me e mi collego con la prima tocco arancio. Ed esco dalla terza, cioè da quella che si trova nel mezzo. E qui faremo un capietto da 3 sulla stessa qui, vedete? Ed esco dalla ultima arancio. Adesso mi prendo 4, 15, sempre line. E vado a inserirmi nella ultima tocco blu ed esco da quell'arancio. E qui la stessa cosa, faccio un capietto da 3 arancio. Mi inserisco nella prima blu ed esco. Vedete? Così. Adesso mi prendo 4 15 line. Vedete? Ed entro nella prima arancio ed esco dalla terza arancio.
E qui devo fare un capietto da 3. Vedete? Entriamo nella stessa e usciamo dalla ultima arancia. E qui dobbiamo inserire l'ultimo gruppetto da 4, 15 lime. Ed entro nell'ultima blu ed esco dalla stessa. Entro ed esco dalla blu. Vedete? Così. Adesso tra questa blu e le perline del capietto da 3 dobbiamo inserire una 15 dell'altro colore, vedete? Un'altra. Saranno in totale 4. Tutto il capietto lo riempiamo con le 15 dell'altro colore, così. State attenti, qui vi collegate, vedete, con quella blu. Vedete? Uscite dalla blu, entrate nel gruppetto da 4, 15 lime. Entrate nelle seconde, nelle due arance, vedete, sono qua. Uscite, entrate nella prima del capietto, così, e qui metteremo le 15, vedete, dell'altro colore, così. Qui entrate in questa 11 e nella seconda, vedete? In questo modo. Dopodiché si entra nel gruppo da 4 line, uscite, entrate nella ultima blu. E uscite dalla ultima blu. E con me dall'altra parte qui dobbiamo collegarci con una 15. Vedete? Così. Vedete adesso nella blu. Tirate sempre bene. Entriamo nel gruppo delle live ed entro anche nelle prime due arance. Salvo qui, esco dalla prima perlina del capietto e mi inserisco le 15. Vedete? Così. Entriamo nelle due arance e adesso entriamo, vedete, nel gruppo lime, gruppo da 4, 15 e usciamo dalle 4, 15. Usciti dalle 4, 15, vedete, prendiamo due 15, quelle scure, e ci colleghiamo con la prima. 11, vedete qui, così, e usciamo, passiamo la 15, passiamo tutta questa strada, c'è cioè la 11, la 15, la 11, e usciamo dalla 11 arancia. Qui prendiamo due 15 scure. E ci colleghiamo con le 15 lime qui. Vedete? Così. Adesso andiamo dentro nelle 11, vedete? Nelle 11 arancio, finché arriviamo a uscire sempre dalle 15 lime.
Adesso dobbiamo prendere le due 15, ci colleghiamo con la prima 11, entriamo anche nella 15, vedete? Entriamo nella 11, nella 15, e la stessa cosa qui, entriamo nella 11, arancio, e usciamo. Prendiamo 2 15 scure ed entriamo nel gruppo di 15 come abbiamo fatto fino adesso, vedete? Adesso dobbiamo passare a fare questo passaggio di sopra, entriamo nel gruppo da 3. Perché dobbiamo uscire dalla ultima 11. Vedete, dobbiamo uscire da questa 11, vedete? Questo è il gruppo da 3, 1, 2, 3. Dobbiamo uscire da questa. Adesso che siamo usciti da questa qua, prendiamo così una mini 2. E una 15 lime, vedete? Così. E ci colleghiamo con il gruppo da 15 lime. Proprio entriamo nella prima e andiamo sempre avanti per le perline. Così. Vedete? Passiamo alle perline tutte. Praticamente dobbiamo fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Vedete? E adesso quando usciamo dal gruppo da 4 lime, 4 15 lime, vedete? Usciamo dalle 4 15 line. Adesso prendiamo una 15 line e una mini 2 e ci colleghiamo con la prima toho che si trova quella 11. Così. Adesso passiamo anche queste perline perché dobbiamo uscire dalla ultima del gruppo. Qui. Vedete? E qui prendiamo una mini 2 e una 15 lime. Vedete? E ci colleghiamo con il gruppo da 4 lime. Adesso è rimasto, andiamo avanti, facciamo il giro perché è rimasta da inserire l'ultima mini 2. Come vedete, non è difficile per niente, anzi si può dire facile. Ecco, quando usciamo dal gruppo da 4 line, prendiamo una 15 line e la ultima mini 2 che dobbiamo inserire, vedete? E ci colleghiamo con la prima qui. Prima del gruppo da 3 arancio. Vedete? Piace come viene. Adesso andiamo sempre avanti. E qui quando
usciamo da questa 11, vedete, arancio. Usciamo qui e saliamo nel foro alto della mini 2, vedete? Così, bisogna salire nel foro alto. E adesso, tra foro alto e questa parte, poi vi farò vedere dove inserire, con quale perlina attaccarci. Prendiamo 3 toho da blu, quelle da 11, e una da 15, la colorazione scura, vedete? E ci colleghiamo, vedete, con la seconda 15 che si trova qui, vedete? Dopo le verdi ci sono due 15. Ci colleghiamo con la seconda, praticamente è la prima che si trova vicino alla 11 arancio. Ci colleghiamo lì ed entriamo, passiamo tutte le pedine, vedete? Così. Passiamo tra tutte. Finché arriviamo a uscire dalla prima 15, vedete? Qui, dalla prima 15 che si trova accanto all'ultima 11. Vedete? Da questa prima 15. E usciamo. Adesso prendiamo una 15 scura. E 3 blu e ci colleghiamo con il foro alto dalla mini 2, vedete? Così. Adesso tra una mini 2 e l'altra dobbiamo inserire il bicono e li inseriremo così con una 15 lime, un bicono, una 15 lime, un bicono e una 15. Vedete? Così. Ed entriamo nel foro alto dell'altra mini 2, vedete? Adesso abbiamo le 3 11 blu e una 15 scura e ci colleghiamo con la 15 che si trova vicino all'arancio. Passiamo le perline, volendo qui potete passare solo nelle 11 e usciamo dalla prima 15. Vedete? Usciti, dobbiamo prendere una 15 scura e 3 blu. Ci colleghiamo con il foro alto dalla mini 2 e adesso dobbiamo inserire il bicono così una 15 bicono 15 bicono e 15, vedete? E ci colleghiamo con il foro alto dalla mini 2 ed entriamo dentro alle altre, vedete? Adesso io entro anche nella 15, vedete? E torno indietro sulle 15 verdi ed entro anche poi entro anche nelle 11 arancio. Noi dobbiamo arrivare adesso a uscire da questa perlina arancio, vedete, che si trova qui in cima, che sarebbe il mezzo di quelle tre. E facciamo così, usciti dalle 15, entriamo nelle tre seguenti, vedete? Ops.
Dopodiché entro finché esco da quella dalla cima, vedete? Ed esco sulla faccia del lavoro. Vediamo se ci riesco. Vedete? Però voglio avere la faccia perché dobbiamo lavorare sulla faccia del lavoro. Vedete? Sono uscita da questa 11 arancio. Adesso faccio così, mi prendo 2 15 lime e mi inserisco, vedete che io sono uscita da questa parte sotto, mi collego con il bicone che si trova per primo qui. Vedete? Dentro di dentro, vedete? Così vado avanti, vedete? Dobbiamo arrivare a uscire da quest'altro bicone. Il mio ago si è piegato. Meno male che è malleabile, non si rompe. Questi aghi sono quelli da pony e devo dire che sono proprio buoni perché sono malleabili, non si rompono facilmente. Come vedete, anche questo mio si è piegato tantissimo, ma non si è rotto. Adesso usciamo dal bicone. Quando usciamo dal bicone, giriamo, prendiamo 2 15, vedete? E ci colleghiamo con la 11 arancio che si trova qui nel mezzo. Entriamo dentro. Usciamo dalla 15. Vedete? Adesso prendiamo 2 15, sempre line, ed entriamo in quest'altro piccone. Vedete? Così. Vedete? Siamo usciti da questo. Abbiamo inserito 2 15 collegati a questa 11 e adesso siamo entrati nell'altro bicone. Adesso dobbiamo arrivare a uscire da questa 11 perché dobbiamo collegarci a quell'altro modulino. E vi farò vedere come ho fatto io. Vedete? Uscite da questa 11, vedete? Siamo usciti dalla 11. Adesso ci colleghiamo con questa 11 con una 15 ed entriamo in questa 11, vedete? Vedete? Usciti. Adesso prendiamo un'altra 15 ed entriamo, vedete qui, sempre nella 11 dell'altro modellino. In questa maniera, così. Vedete? E adesso vediamo, siamo qui, entriamo in questa 11. Entriamo in quest'altra e
e usciamo dall'altra, sempre da questa arancia. E quando usciamo da questa arancia, prendiamo tre blu e ci colleghiamo a quest'altra arancia, vedete qui. Così. Vedete? Adesso entriamo in quest'altra arancia. Stringete sempre bene e usciamo dall'altra. Vedete? Sono uscita da questa adesso e mi inserisco tre blu e mi collego con questa arancia. La lavorazione diventa un po' difficile perché sono tanti passaggi nelle stesse perline, allora può risultare un po' difficile comunque. Ecco, vedete? Adesso io vado qua, vedete? Bisogna andare qui su per le perline perché ci è rimasto da inserire le 2 quindici. Vedete? Ci vediamo dopo. Allora, rieccomi. Ho inserito l'ultimo gruppo da 2 quindici. Ho inserito anche il perno perché il mio perno ha l'anello di passaggio. Invece se il vostro è diverso, vedete qui c'è un passaggio, potete inserire un anellino e attaccare in questo modo. Il nome e color mi piacciono tantissimo, spero anche a voi che li realizzerete in tanti. Questo è tutto, io ringrazio tutti di aver guardato il video e speriamo presto. Ciao ciao ciao.